fare il tuo rosaccio? Hai chiamato a tutte pare. E figlio, fiammetta, non c'è. Io non so a cui chiamare. A cui chiamare io? I parenti l'hai chiamato tutti e fiammetta non l'ha visto nulla. Hai chiamato magari Ozzo non ne sanno niente. Niente, la calabbia cane non l'ha visto. Non so più a cui chiamare. Chi posso chiamare? A Saro. L'unica persona che posso chiamare è Saro. Saro Pirito, no? Quando si chiama? Saro Pirito. È lontano, no? Perciò... E là. Risponde. Irraggiungibile. Lo saccio io. Sta come sta correndo con la macchina. Per forza è irraggiungibile. Ci riproviamo. Ma la fiammetta non arriva. Pronto. Saro, io sogno. Come Saro vuoi? Tu? Saro Pirito. Ma anche tu Saro Pirito. E allora perché io sogno crocifissa sogno. E uno sai perché ti sei, sai, appunto. Fiammetta gioia che se io non è tornato, non ne sappiamo niente, tutti stiamo ciccando. Aspetta che sento fede, un momento. Cavaci che è a la porta. Come? Ah, tu sei carrere? No, fiammetta. Ma che si sta munito? Ma come ci porta a carrere? Va bene, allora ti rapo subito se sei carrere. Avanti. Topoliao. Ciao. Meno male che venisse. Io la vado, sembra elegante, eh. A chi ti sembra da boutique? Notizie di fiamma? Sì. No, notizie di tutto paese in allarme. Sì, certo. Lo saccio. Ma scusate, non insegno io. E pure c'è mia, allora perché ti chiamai? Io di te volevo notizie. Ma c'è mia che feto, Saro, mancia mia, ma come si sta a doccia? Certo che mi fici, e mi fici, mi misi magari un deodorante, quello di Dolce e Galbani. E questa lì anda a bottiglietta che si è chiesto un ore e morto, da Inter. Secondo me stavi. Dai, lo dici. S'ha visto fiamme? No, non si ha visto niente. Hai cercato da tutto il paese. E io hai telefonato a tutti. Hai tagliato tutti i cassonetti della munizia. Ma come puoi pensare che è un cassonetto della munizia? Non c'è nessuno. Ma perché puoi essere che non sei stanca? Che capo da tassare? Sta riposo? Qualcuno ha lì? Ci pare che tu di munizia ti sei abbinato un cassonetto. Non c'è, non c'è una munizia. Nello, certo, sto certo. E vedo, dai. Sale. Ma non ti devo cagare. Cagare, Saro. Che mi chiamo? Io, mi chiamavo così fissa. Ai. Niente, ma bamba. Come da bamba? Maria come la brucia ogni papuladanna. Ma ogni? Io l'hai unghiata, Maria. Ma che hai? Sotta. Che è tu? A pressione. Che? Continua. Ma di chi? A piantare vera, magari così a occhio nudo. Sì, però il cane da caccia è fatto apposta per questo, ci fece un ciauriare alla cosetta da signorina e svenivo. Un cane, no, non mossi, perché giustamente suo cugino Appio, che è un amante di suo simile animale, come visto, è svenuto, ci fece la respirazione bocca a bocca e rinvenivo. Che schifo! Ah, è piacchio, vero? No, pugana, maledo, comunque, una cosa l'abbiamo scoperta, che la signorina non è uscita fuori da paese. No, perché come si va fuori da paese? Feto non ce n'è più, questo vuol dire che non esci. Ora, se fessa è uscita... No. Se fissa. Ora, se fasse uscita fuori da paese, ci sarebbe la scia. Giusto, bravo. Quindi se appena esci fuori da paese... Se la scia non si può non ci si può, quindi vuol dire cartone.
tu che sei comune, hai notizie, dimmi qualche cosa. Io non so niente. Ma mica l'esterio, ma chi ci sa, chi c'è lavoro comune, chi da chi sappiamo a comune, chi cazzo si da c'entra? Gente, perché tu non hai visto mai il legato dal comune che sta rodando il suo posto di lavoro. No, chi si è sempre per i piedi, questo che ha girato il paese non l'ha visto. Infatti non c'è un comune, perché se usava giù che ha ricercato più stai? Un lavoro ambito, tutto un ristrutturato dal comune. Chissà perché è il meno pericoloso, no, non si è saputo mai che l'impiegato del comune ha avuto qualche incidente sul lavoro, mai. Gino! Poi Gino! Poi ci facciamo un comune, Gino, come lo sapevano sentire, occhio bene! Ah, ma chi c'entra, cretina, chi è un incidente al comune? Ah. Sul posto di lavoro, ma perché stava facendo le parole crociate? Se tu mi sci un cascavo così se si cava fino in davosso, per tutto! Proprio per altro lavoro! Bello. Per quello, certo! E poi? Poi la famiglia canuscendo, come dice Cristo, donna fa un'altra volta, siamo ci misero l'otti vitro, e allora ci regalarono una bella palla pazza, tanda, e io sa, se cavo su pratin. Così quando si fai parole crociate, e per dire, e poi si va, e poi loro chiamano Gino in un lavoro. E questo fa sempre la tua cadenza così. E poi, guarda, basta, che Ida non ti ha sentito, perciò, basta, io vado a dire una cosa, è giunto il momento che seppia. Giunto il momento che succhia, che succhia. Giunto il momento che succhia questo segreto, insomma, lo segreto. Sì, che mattinaglia il cuoro. Ma cazzo, ma se la piccina devi da fare in declamazione a parlare. Avanti, seguiamoci tutti. Parla questo grande filosofo, parla mica Ma che vuoi? Si parece il misterio, si mette a capofila, lei si nasconde, io non ci vedo. Io mi nascondo cioè, perché mi sento perseguitato dalla fortuna. Non ho visto, signor misterio, l'ho vista! L'ho vista a fiamma! Ma guarda che combinazione! L'ho vista! Quello che ci vede meno di tutto è quello che l'ha vista! Io mi fai il freddo temore, pensato, non ci si può stare... Ma non parlare tu se ci mette! E mi sono fatto la doccia e mi sono messo pure il deodorante, quello di Giorgio Gambani. Bestia! Campani è un formaggio! Che ti metto? Un formaggio non dai cita! Gatto Cavalli è un altro formaggio, Roberto Cavalli è un altro... E poi tu comunque fai sempre sento, magari catalano in calato. Ma capite chi ti Allora, signorita, lei cosa mi ha detto quando te ne ho uscito? Dici, tu segui sempre la scia da cogna tuo padre. E io così ho fatto. Ho camminato per tutto il paese, ho fatto seguendo sempre la scia, seguendo sempre la scia. A un certo punto, signorita, sono arrivato in un posto che la scia ho perso le tracce. E come mai? Mi trovavo in discarica. Perché era tutto circondato di scia. Troppo, signor Lettore, troppo scia, troppo scia. La discarica da Molino. A un certo punto nella discarica ho guardato, non ci vedevo tanto bene, però non ci vedevo bene. Ho visto una macchia nera che si muoveva. A mezza asfaltatura. In mezzo asfaltatura una macchia nera che si muoveva. A un certo punto ho pensato, ma che cosa sarà? E se possibilmente può essere un topo nero gigante. Non era un topo nero gigante. Allora sì, che cosa può essere? Possibilmente sarà un nano nero gigante. Non era un nano nero. Ah sì, allora sarà un gigante nano. Nero. Manguito. Non era. La bratta con l'ala gigante. Non era, tutti gli animali ho guardato niente. Mi sono avvicinato. Sì. Tanti anni, perché mi scandavo. Sì, che animale è? Sì, ma che cacca animale sarà? Che cosa può essere? Sì. Ho aspetto un po' che sacco nero che c'era e mi scivo. Veramente non l'ho vista, l'ho sentita, signorina. Mi ha detto proprio una frase che è fiamma. Ma che scivo? Subito. Che perisce? Che ci fai capocco? Perisce. Subito, appena mi ha visto, fiamma. Lui, lei, appena mi ha visto, è scappata perché è schicciata. Sì. Io ci sono andata a pezzo per tutti i pezzi. Sì. A un certo punto, secondo la scia sono arrivato qua e sta arrivata la qua fiamma. No, guarda, io, questo senso che ci è un uguale preciso. Uguale preciso.